Sacco e Vanzetti. Charlestown, Massachusetts, 23 agosto 1927. Nel braccio della morte della prigione della Contea, due uomini stanno percorrendo il miglio verde, il percorso che li separa dalla sedia elettrica. I condannati sono immigrati italiani, Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, simpatizzanti anarchici accusati di rapina e duplice omicidio. Prima dell'esecuzione uno dei due grida: «Lunga vita all'anarchia!» Poi, quasi rendendosi conto che sono i suoi ultimi istanti di vita, aggiunge: «Dite addio alla mia famiglia e ai miei amici». È rivolto ai testimoni, come un attore che si separa dal suo pubblico. «Buonasera, signori». Il boy aziona la leva e la sedia elettrica spegne per sempre le parole dalle sue labbra. Assistendo impotente allo strazio del suo compagno, Bartolomeo Vanzetti resta immobile, silenzioso. Così lo ricorda il suo avvocato William Thompson, poco prima che fosse introdotto nella camera della morte. Non c'era segno nel suo volto che tradisse il terrore o la paura della morte che si avvicinava. Prima di lasciare la cella mi diede una forte stretta di mano e mi rivolse uno sguardo fermo. Non mi dimenticherò mai quegli occhi. Dopo che il corpo ormai inerte del suo compagno è stato rimosso, anche Vanzetti viene fatto sedere sulla vecchia Sparky. Così i detenuti chiamano la sedia elettrica. È in quegli attimi fatali che ripensa agli eventi che lo hanno condotto fino lì. Ripensa all'Italia, al viaggio compiuto per raggiungere gli Stati Uniti. Rammenta l'incontro con Sacco, l'arresto, la prigione, i processi, la condanna. La sua mente è perduta in un vortice di idee. Il cuore batte all'impazzata. La polizia arresta Nick e Bart mentre si trovano su un tram fra Brockton e Bridgewater. Si sta cercando di far luce su due crimini avvenuti a distanza di pochi mesi nel Massachusetts. L'ultimo è costato la vita a due persone. In pieno giorno, due uomini vestiti di nero hanno sparato e ucciso il cassiere di un calzaturificio e la sua guardia del corpo. 7 colpi in tutto. Gli assassini hanno rubato 2 sacchi con $16,000. Sono saliti su una Buick e sono fuggiti. Secondo il capo della polizia, la dinamica è la stessa di un tentativo di rapina a mano armata avvenuto qualche mese prima. Anche allora i banditi erano fuggiti su una Buick e una testimone li aveva descritti così. Erano scuri e stranieri. Si vedeva da come camminavano, da come gesticolavano. Sì, ne sono sicura, erano certamente italiani. Secondo i resoconti di altri testimoni, e spinte da un cieco razzismo contro gli immigrati italiani, le frettolose indagini della polizia portano dunque all'arresto di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Vanzetti ha con sé dei volantini anarchici, una Carrington 38, un revolver e delle cartucce per fucile, mentre Sacco viene trovato in possesso di una Colt 32 automatica e di munizioni. Rimasti soli per qualche minuto ed ignari di essere stati arrestati per la rapina di South Braintree, si consultano sulle risposte da dare. Sicuramente ci hanno arrestato perché siamo renitenti alla leva o perché hanno scoperto che siamo anarchici. Dobbiamo mantenerci vaghi e non fare nomi. Vedrai, ci rilasceranno presto. Sacco è d'accordo e si adegua al comportamento del compagno. Per quella notte vengono chiusi in cella. 3 giorni dopo, il procuratore legale, Gunn Katzman, giunto appositamente da Boston, contesta a Sacco e Vanzetti i reati di duplice omicidio e rapina. Poi il procuratore distrettuale li interroga sulla rapina del 15 aprile. E Vanzetti comprende che il peggio deve ancora venire. Lei, Nicola Sacco, dov'era il 15 aprile 1920 alle 3 del pomeriggio? Stavo lavorando, come sempre. Questo faccio dalla mattina alla sera. E lei, Vanzetti, dov'era? Come tutti i giorni, a vendere il pesce. I due vengono messi di fronte ai testimoni della rapina. Una di loro sembra riconoscerli. Sì, sono loro, ne sono certa. Te l'avevo detto che erano italiani. Sacco e Vanzetti negano di aver mai visto quella donna, ma invano. Si appura che Sacco il 24 dicembre era stato al lavoro, ma che era assente il 15 aprile e quindi viene accusato per i fatti di South Braintree. Mentre Vanzetti, che non può dimostrare di aver lavorato entrambi i giorni, viene accusato per entrambe le rapine. Comincia così il caso politicamente più dibattuto nella storia della giurisprudenza americana. Il giudice è Webster Tyre, di smaccate simpatie reazionarie.
Friedrich Katzmann è la pubblica accusa. L'avvocato di Vanzetti è riuscito a radunare 16 testimoni oculari che hanno visto l'italiano al banco del pesce il giorno della rapina. Purtroppo però la maggior parte dei testimoni parla un inglese stentato e l'accusa ne approfitta. Siete sicuro di aver visto l'imputato al suo posto di lavoro il giorno della rapina? Sì, quel giorno vidi Bartolomeo al banco del pesce. Era la vigilia di Natale, un giorno molto importante per gli italiani. E si usa a cucinare il pesce. Obiezione, vostro onore. Il fatto che gli italiani cucinino il pesce a Natale non dimostra che l'imputato non abbia partecipato alla rapina. Obiezione accolta. Preghiamo il teste di attenersi ai fatti. Non ho altre domande. La difesa, impotente, si dà da fare per trovare altri testimoni. Viene ascoltato anche il datore di lavoro di Sacco. Conoscete l'imputato? Sì, è un mio dipendente. Potreste descriverci il suo carattere? È già nell'orto alle 4 di mattina, alle 7 in punto è in fabbrica. Dopo cena è di nuovo nell'orto. Spesso mi porta verdure e frutta perché io la distribuisca fra gli operai più bisognosi. Ritenete che quell'uomo possa essere un ladro, un assassino? No, no assolutamente. È una delle persone più oneste che abbia mai incontrato. Spesso gli ho chiesto di fare la guardia notturna alla fabbrica e da quando c'è lui non è mai sparito un centesimo. Finalmente un punto a favore dei due imputati. C'è poi il fatto del possesso di armi, ma gli avvocati riescono a dimostrare che erano necessarie perché entrambi addetti a mansioni di fiducia che comportano rischi personali. Per nulla intimorito dai tentativi della difesa, Katzmann raduna 11 testimoni oculari che affermano di aver visto Sacco e Vanzetti sul luogo della rapina. Spalleggiato dal giudice, trasforma il processo in uno show personale. Nella vostra deposizione affermate di aver riconosciuto Bartolomeo Vanzetti come uno dei rapinatori. Sì, eccolo, è lui. Obiezione. Vostro onore, nella deposizione il testimone sosteneva che il rapinatore avesse baffi corti e ben tagliati, mentre l'imputato porta da sempre baffi folti e arruffati. Vostro onore, evidentemente la difesa ignora il fatto che i baffi possano crescere. Katzmann sfrutta poi la scarsa dimestichezza di Sacco con l'inglese per infliggergli complicate domande cui può solo rispondere sì o no. In questo è ben supportato dalla parzialità del giudice, che spesso viene sentito parlare con tono di pregiudizio verso i due imputati. Un branco di radicali sta cercando di tirare fuori quei bastardi italiani. Beh, se la vedranno con me. Prima impiccherò gli italiani, e poi farò lo stesso con quelli che li difendono. Fra mille difficoltà, la difesa sembra fare un piccolo passo avanti. Un funzionario del consolato italiano di Boston ricorda che Nicola Sacco si presentò a chiedere informazioni per ottenere il passaporto proprio il giorno della rapina. Potrebbe esserci una svolta nel caso, ma quando il funzionario compare al banco dei testimoni, Katzmann ha la meglio. Voi sostenete che Nicola Sacco si presentò al consolato italiano il 15 aprile dell'anno scorso. Sì. Venne a chiedere informazioni per il rilascio del passaporto. Ricordo che disse che sua madre era morta in Italia e che voleva raggiungerla. Immagino che abbiate un modulo firmato dall'imputato, un documento che attesti la sua presenza al consolato quel giorno. Veramente no. Sacco domandò soltanto informazioni e poi disse che sarebbe tornato. Voi volete farci credere che a più di un anno di distanza ricordate perfettamente la data esatta in cui Nicola Sacco venne da voi? Beh, tutto ciò è insostenibile. Non ho altre domande, vostro onore. Il 14 luglio 1921, dopo mezza giornata di delibera, la giuria dichiara Sacco e Vanzetti colpevoli e li condanna a morte. Il verdetto scuote l'opinione pubblica. Scrittori, politici e personalità di tutto il mondo si mobilitano per ribaltare la sentenza. Intanto cominciano i processi d'appello, che si susseguiranno per anni. Durante questo periodo, la difesa, passata in mano a William Thompson, riceve una chiamata dal penitenziario di Dedham. Un carcerato, Celestino Medeiros, gli consegna una lettera in cui è scritto: «Confesso
di aver partecipato alla rapina di South Braintree e dichiaro che Sacco e Vanzetti non erano presenti. Medeiros consiglia poi l'avvocato Thompson di far visita a Joe Morelli, il capo della banda, e di prepararsi a una sorpresa. Thompson ricorda così quell'incontro. Quando fui condotto di fronte a Joe Morelli, non credevo ai miei occhi. Lo stesso sguardo, gli stessi occhi e la forma del viso. Mio Dio, era la copia sputata di Nicola Sacco. Forte di queste scoperte, Thompson si presenta al processo d'appello con la lettera firmata da Medeiros. Ma ancora una volta, il giudice spegne il suo entusiasmo. Apprezzo i vostri sforzi, avvocato. Questa lettera è stata scritta da un delinquente. Come potete pensare che costituisca un elemento di prova? Mi spiace, ma questa è carta straccia. Non c'è più speranza. Nonostante la confessione dell'assassino, l'indignazione dell'opinione pubblica e la pressione della stampa, il giudice Tyer porta avanti la sua crociata. E il 9 aprile 1927 pronuncia la sentenza definitiva. Sedia elettrica. Vanzetti, a quel punto, si alza e dice rivolto al giudice: sono convinto d'essere punito per quello che effettivamente sono. Sono un radicale e mi punite perché sono radicale. Sono italiano e mi punite perché sono italiano. Vostro onore, anche se mi giustiziaste due volte e due volte tornassi a vivere, vivrei per rifare ancora quello che ho fatto. Poi, in una lettera scritta il giorno successivo allo stesso giudice: ho parlato di me, ma ho dimenticato di parlare di Sacco. È un gran lavoratore, fatica da quando era ragazzo. E ora aveva raggiunto un buon posto e una buona paga. Sacco è cuore, è fede, è sentimento, è umanità. E voi, giudice, avete chiamato quest'uomo ladro e assassino e l'avete condannato. Ma il nome di Sacco vivrà nei cuori delle persone quando ormai le ossa di Katzman e le vostre saranno disperse dal tempo. In tutta Europa e negli Stati Uniti moltissimi si battono per far concedere la grazia a Sacco e Vanzetti. Le dimostrazioni spesso finiscono con l'arresto di manifestanti. Vengono condotte in cella anche scrittrici come Catherine Ann Porter e Dorothy Parker. Lo stesso Mussolini, indignato, cerca di fare il possibile perché vengano rilasciati. Intanto viene firmata una petizione per la grazia presentata al governatore del Massachusetts, Alvan Fowler, che personalmente rivede il caso. Ma tutto è vano. Il 3 agosto 1927, Fowler annuncia che la domanda di grazia è stata rifiutata. In Italia, sulle piazze, nelle contrade, sulle soglie delle case, la gente rimane attonita alla notizia. Qualcuno non ci vuole credere. Vanzetti è stato legato sulla vecchia Sparky, in attesa che il boia azioni la leva. Si rivolge allo sceriffo. Non ho mai commesso crimini. Qualche peccato, forse, ma mai nessun crimine. Poi, mentre il boia sta abbassando la leva: vi perdono per quello che mi state facendo. La scarica elettrica parte. L'uomo muore e non sa che, assieme al suo compagno, sta per diventare il testimone di un'era. È la sorella di Vanzetti a riportare in patria le ceneri di Nick e Bart, unite indissolubilmente fra di loro. Al funerale, una delle ghirlande recita, aspettando l'ora della vendetta. Il 23 agosto 1977, a 50 anni dall'esecuzione dei due italiani, Michael Dukakis, governatore del Massachusetts, fece un proclama che terminava con le parole: proclamo la giornata di oggi, 23 agosto 1977, giorno della memoria di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, e dichiaro inoltre che ogni stigma o disonore debba essere per sempre rimosso dai nomi di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. E chiedo a tutta la gente del Massachusetts di fare una pausa nelle loro faccende quotidiane per riflettere su quei tragici eventi, e auspico che noi tutti ci impegniamo a sopraffare le forze oscure dell'intolleranza, della paura e dell'odio per sempre, e che possiamo essere uniti nel perseguire la razionalità, la saggezza e la giustizia.
cui il nostro sistema legale aspira. Erano le scuse tardive dell'America ai due italiani. Buonasera a tutti da Antonella Ferrera. Siamo in collegamento telefonico da Verona con il professor Vittorino Andreoli per commentare con lui questo caso che più di ogni altro smosse passioni, forse ancora non sopite a distanza di tanti anni. Professore, questo processo sembra più un capitolo di letteratura. Lei cosa ne pensa? Beh, è talmente fuori dalla realtà anche processuale che viene da pensare ad un nuovo Kafka, cioè qualche cosa che ha dell'assurdo, perché due persone vengono implicate e vengono accusate di omicidio quando ne sono completamente estranee e tutto il processo non è fatto per dimostrare una verità, ma per nasconderla. Gli anni in cui si svolse questa vicenda erano anni particolari per l'America, erano gli anni del terrore rosso. Secondo lei, quanto incise sull'esito del processo il clima che si respirava allora in America? Beh, erano gli anni, siamo intorno agli anni 20, erano anni molto difficili per gli Stati Uniti. Già si presentava anche all'orizzonte una crisi economica, ma certamente era un momento in cui l'unità del paese era in grande discussione. Ora, qui c'era la paura, dominava la paura, perché né Sacco né Vanzetti avevano nulla a che fare con i rossi, ma appunto semmai erano delle persone che sognavano una utopia che in qualche modo si avvicinava alla mancanza delle leggi, all'anarchia, perché per uno straniero, per un italiano, vivere sotto le leggi dello Stato americano di allora era veramente una situazione difficile. Noi sappiamo però che i giudici infierirono su Sacco e Vanzetti non solo perché erano due anarchici, ma perché erano immigrati italiani e gli stranieri, gli immigrati allora non erano amati in America. Ecco, qual è, professore, la molla che spinge all'odio, alla persecuzione dello straniero, spesso paradossalmente quando è povero e indifeso? È una storia emblematica che vale per tutti i tempi e vale purtroppo anche per i nostri tempi, anche se i ruoli possono essere in gran parte scambiati. Ma vede, lo straniero rappresenta lo strano, rappresenta il diverso, rappresenta quindi in qualche modo il pericolo. E quando succede qualche cosa o ci sono delle paure, vengono subito proiettate sullo straniero. Però diciamo subito che l'italiano era un demone particolarmente designato, perché in quel periodo negli Stati Uniti contro gli italiani e contro l'immigrazione italiana veramente c'erano delle espressioni molto dure, non solo per la difficoltà di trovare un lavoro e di mantenerlo, ma proprio perché erano considerati dei demoni, furbi, capaci quindi di imbrogliare, insomma avevano gran parte di quelle caratteristiche che si attribuiscono di solito a Belzebù. Questa storia di ordinaria ingiustizia che è divenuta qualcosa di più grande, di un simbolo, ecco, perché è passata la storia a differenza di altre? È passata la storia perché era talmente evidente, da una parte, la grande qualità umana di questi due personaggi. E due personaggi semplici, perché uno faceva l'operaio in un calzaturificio, l'altro faceva il pescivendolo, eppure vivevano e proprio condividevano non solo il dolore proprio, ma quello di tutta la comunità italiana, ed erano diventati come delle sorti di esempio. Allora era talmente forte questo scarto tra la realtà di queste persone, persone serie e oneste, e invece il reato che gli veniva attribuito, che era veramente osceno e veramente orrendo. A distanza di 50 anni il governatore del Massachusetts fece un proclama che aveva un significato ben preciso. È stata per l'America una missione tardiva di colpa nei confronti dei due italiani? Beh, credo che sia stato ammettere un errore, ma forse non lo si può prendere con il significato di una nazione che chieda scusa ad un'altra nazione. Non so, non è un gesto di grande portata come quello, per esempio, che ha usato il Sommo Pontefice
per chiedere scusa dell'Inquisizione. Professore, l'intolleranza, l'odio fanno parte dell'uomo? Sono le pulsioni che spingono ad uccidere? Biologicamente, certo, un gruppo, una stirpe cerca di difenderci dall'altra perché la considera una sorta di nemico e quindi di un pericolo. Ma la storia dell'uomo deve essere proprio quella di superare le leggi della biologia e inserire quelli della cultura o quelli che noi chiamiamo della civiltà. Ora, sul piano della civiltà, prima di considerare una persona nemica, bisogna che ne esistano le caratteristiche e le prove che lo è, altrimenti si fa una vera e propria discriminazione. La pena di morte inflitta ingiustamente equivale ad un omicidio? Guardi, la pena di morte è sempre ingiusta, è disumana. Nessuno può arrogarsi il diritto di ammazzare in nome di nessun principio, in nome di nessun torto anche subito. E quindi talvolta una legge che condanna a morte io considero che sia una quasi legge. E certo fa pensare che sia una modalità, come in questo caso, per ammazzare attraverso gli articoli del codice e non attraverso una mannaia. Professore, nei casi come quello di Sacco e Vanzetti si creano dei grandi movimenti che si battono in favore della grazia. Molte di queste persone sicuramente sono convinte dell'innocenza dei condannati, molte altre lo fanno in virtù della non violenza. Ma cosa muove in realtà queste grandi masse? I principali protagonisti sono sempre i media? No, io credo che ci sia quella capacità di rivolta di cui parlava Camus, cioè la capacità di dire di no, di opporsi ad una ingiustizia, e quasi un bisogno di proclamare che esistono dei principi, esiste una dignità che non possono essere calpestati. Insomma, io credo che la rivolta, l'opporsi, il gridare, l'indignazione, sono parte di quell'uomo che riesce a sconvolgere poi le situazioni, che riesce a cambiare la storia e che riesce persino a fare di due poveri contadini italiani che lasciano il paese per poter trovare delle condizioni di vita, di farne due eroi, perché l'indignazione ha un grande potere. Insomma, diciamo che la rivolta, questa rivolta perché si va contro i principi, è una grande qualità dell'uomo e forse è sulla rivolta e su questo senso di dignità che l'uomo ha che possiamo guardare all'umanità e al futuro con un po' di speranza. Professore, io la ringrazio per essere intervenuto e ringrazio i nostri ascoltatori per essere stati in nostra compagnia.